Grazie per essere venuti a Ponte Gagliano, ecco, all'apertura di questa sede, che è ovviamente un comitato, una segreteria, in un'area e un territorio che io conosco molto bene, nel quale opero da tanti anni, quindi ho molti amici qui, ma soprattutto noi su questo territorio siamo presenti con i nostri servizi, quindi con le nostre strutture, e ovviamente conosciamo molto bene il disagio anche di questi territori, perché come voi sapete il mio lavoro mi porta a conoscere più che le bellezze naturali, mi porta a conoscere il disagio del territorio, perché il nostro lavoro è un lavoro che mette le mani ovviamente nelle difficoltà, quindi nelle povertà, nella disabilità, nella malattia mentale, nella difficoltà familiari. Diciamo che i territori vanno conosciuti anche per questi motivi, non vanno conosciuti solo per la bellezza naturalistica, per esempio, per la presenza, per la mancanza dei servizi vanno conosciuti anche per, va visto il risvolto della medaglia di tutti i territori. Quindi su questo territorio siamo molto presenti, conosciamo tante famiglie e seguiamo tanti casi. Quindi sono contenta particolarmente di essere a Ponte Gagliano, credo che questo sarà un'area nella quale continueremo a lavorare, a organizzare anche nuovi servizi, e di qui partiamo anche per ragionare sulla politica. Questa mia partecipazione alla competizione elettorale del Consiglio regionale della Campania, speriamo nei prossimi giorni di avere notizia certa, diciamo, della presenza nella lista, anche per poter dare la giusta informazione a tutti i cittadini e agli elettori che desiderano sostenermi e darmi la delega alla rappresentanza, perché di questo si tratta. Quando ci si candida noi raccogliamo la delega ad una rappresentanza, quindi è una cosa serissima. Io sento il carico emotivo di tutte quelle persone che mi sostengono, che mi messaggiano, che mi dicono perché hanno fiducia in me, e soprattutto mi chiedono di far diventare la politica quello che è stato nel passato, assumere la funzione della nobiltà della politica. E quindi, credendo nel mio operato, perché ho sempre lavorato con molta serietà e con molto impegno, ovviamente sperano e credono che anche nella politica si possa fare la stessa cosa. Io vi posso dire solo che ce la metterò tutta, così come ho fatto nel mio lavoro, costruendo una rete di servizi, lo farò anche nella politica, perché penso che la politica sia lo strumento vero per organizzare i territori o riorganizzare la vita dei territori. Quindi mi impegnerò moltissimo affinché questo possa accadere. Non lo farò da solo, lo farò con voi, con tutti quei cittadini che mi sosterranno, ma soprattutto quei cittadini che sono impegnati come noi nelle varie aree di intervento, per poter ragionare insieme, per progettare documenti da portare nelle commissioni regionali e quindi proporre oggetti di lavori di discussione, lavori di approfondimento. C'è molto da fare per il welfare, lo sapete, c'è un lavoro immane da fare. Noi siamo una regione e in un paese, il nostro paese italiano, l'Italia, che non ha ancora una normativa nazionale che consente di far capire quali sono i diritti veri dei cittadini che si trovano in uno stato di emergenza. Non abbiamo il IBEAS. Quindi su questo dobbiamo lavorare, non solo in Regione Campania, ma anche il Parlamento deve lavorare. Quindi i politici oggi devono assumersi la responsabilità della qualità del lavoro che andrà fatto. Quindi io lavorerò su questa linea, non perderò questo orientamento, questo obiettivo, se avrò la possibilità ovviamente di farlo. Dicevo prima, un giornalista mi ha intervistato, questi 5 anni io dedicherò alla politica questi 5 anni, ma mi ha detto: ma lei c'ha dentro fuori, si può fare politica sempre attraverso l'operato di tutti i giorni. Io mi impegnerò e lo farò certamente, i miei prossimi 5 anni saranno dedicati a questa funzione importantissima, perché dobbiamo tentare tutti insieme di costruire delle opportunità. La politica si deve occupare delle povertà, si deve occupare dei servizi e si deve occupare del lavoro. Questi sono i tre temi su cui ci dobbiamo scannare. Questo è. Credo che non abbiamo altre cose su cui si dissa. Tutto ciò che ci riporta a queste tre opportunità
dobbiamo mettere in campo tutte le possibilità per raggiungere questo obiettivo. Quindi questo sarà il mio impegno. Col vostro aiuto sono certa di farcela. Continuerò fino all'ultimo giorno a fare campagna elettorale. Continuerò fino all'ultimo giorno a chiedere il voto. Quindi io chiamo, telefono, molti amici ricevono le mie telefonate, i messaggi, perché io devo chiedere il voto. Sono candidata, devo chiedere il voto, lo faccio con responsabilità anche la richiesta del voto. Vi chiedo anche di moltiplicare il voto, perché per raggiungere la Giunta Campania ci vogliono 20.000 voti, 20.000 persone che scrivono il mio nome e cognome. Non è uno scherzo, è una cosa serissima, e quindi io sento il carico di questi 20.000 voti che mi devo portare sulla schiena. Quindi vi chiedo di continuare ad aiutarmi, vi ringrazio per quello che avete già fatto, perché molti di voi sono attivissimi, sono veramente, fanno cose inaudite per me, e quindi vi chiedo di continuarlo a fare per raggiungere un risultato, perché ovviamente non sarà solo la mia vittoria, ma sarà la vittoria del gruppo. Ovviamente voi sapete, io ho sempre lavorato in squadra, quindi da solo non sono andata mai da nessuna parte, ma con la squadra sì, e quindi sono sicura che questo lavoro di squadra ci porterà a buon fine. Grazie. Bravo. Bravo.